Radio Raccontiamoci. Ritagli editoriali di Enrica Bardetti. Ci manca la convivialità, quel tempo spensierato in cui si poteva mangiare insieme agli amici senza pretendere il tampone. È un tempo circolare il nostro, punteggiato dal cibo come desiderio, tentazione e rifugio, scrive Serena Dandini su Io Donna nella rubrica dal titolo Righe Tempestose e continua. Per fortuna c'è sempre la letteratura che ci viene in soccorso nei momenti più difficili e il libro di Anna Belabs, La cucina inglese di Miss Eliza, ha il potere di trasportarci in una bella storia ambientata all'inizio dell'Ottocento che ci aiuta a fare pace con l'argomento. Eliza Acton è realmente esistita e sognava di fare la poetessa, ma il suo editore l'ha sconsigliata vivamente. La poesia non si addice alle donne. Neanche la sua famiglia si oppone a questa strana carriera che può portare imbarazzo e pettegolezzi. Il rovescio finanziario del padre, però, continua Serena, obbliga la giovane Eliza a considerare una proposta editoriale che non si sarebbe mai aspettata di accettare. E così, armata di praticità, la poetessa compila il primo e ormai più famoso libro di ricette inglesi. Perché le arti culinarie non dovrebbero includere la poesia? Perché un ricettario non dovrebbe essere una cosa bella? Si chiede Eliza. Con la sua penna ispirata, Eliza compone ricette che rapiscono il cuore come poesie. Non c'è bisogno di parlare d'amore. Anche elencando erbe aromatiche, spezie, uova, si può affascinare e commuovere il lettore. Così, il suo ricettario Modern Cookery for Private Families, pubblicato per la prima volta nel 1845, riscuoterà un successo incredibile e Miss Eliza raggiungerà quel pubblico che aveva sempre sognato.